Gli basterebbe la metà di quello che sta contando il nostro principale. 1 milione di franchi svizzeri. Beato lui. Pronto? È qui agenzia Maliget. Un locale per negozi, ha detto? Un momento, prego. Mi dispiace, signore, ma in questo momento non abbiamo nessun negozio da vendere. No. Mi dispiace. Buonasera, signore. Tutti vogliono comprare dei negozi. Questo è già il terzo. Senta, Benoit. Cosa c'è? Se mi interrompe ogni 5 minuti, non riuscirò mai a finire questo preventivo. E ne ha ancora per molto? Per forza. Ci lavoro soltanto da stamattina. Ma Maliget brontolerà di nuovo. Se non è contento, può benissimo... Attenzione, eccolo. Allora, Benoit, a che punto è la pratica del viale elvetico? Ci sto lavorando. Vedo di sbrigarsi perché mi occorre assolutamente per martedì mattina. È impossibile, signore. Siamo già a sabato pomeriggio e lunedì l'agenzia è chiusa. Ma via, Benoit, la vendita di un fabbricato come quello merita anche qualche sforzo di più. Denise le darà una mano. Mi dica quello che devo fare. Lasci stare. In 2 perderemo più tempo. Sono quasi 6. Il mio orario è finito e avrei un impegno. Perché non se ne va? Fra l'altro, lei potrebbe continuare a lavorare in pace. Dica lei al signor Maliget che non ha più avuto bisogno di me, eh? Va bene. Grazie. E buona domenica. Buonasera, Denise. Buonasera. Allora, a che punto siete? E Denise dov'è? Non c'è. Sono stato io che le ho detto di andarsene. Posso terminare da solo. Comunque non me ne andrò prima di aver finito, stia tranquillo. Mi dispiace soltanto di non poterle dare una mano. Purtroppo ho un appuntamento in centro e sono già in ritardo. Pronto? Ah, è lei. Buonasera. Stiamo proprio lavorando per lei. Sì, avrà il suo preventivo martedì mattina. Mi dica. Ah, deve partire. Ah, le occorrerà soltanto per la fine della settimana prossima. E va bene, vuol dire che abbiamo ancora un po' di tempo. La ringrazio di avermi avvertito. Buonasera. Ha sentito, Benoit? È sufficiente che quella pratica sia pronta per la fine della settimana prossima. Il cliente ha sempre ragione. Comunque, ora può andarsene anche lei. Riprenderà martedì mattina. Già che ci sono, vorrei proprio finire. Faccia come crede. Ah, non si dimentichi di chiudere con la serratura di sicurezza. Stia tranquillo. Buonasera, signor Maliget. A martedì, Benoit. E le auguro una buona domenica.
Buonanotte, Benoit. Buonanotte. Ah, è lei. Non l'avevo riconosciuta. Passando, l'ho vista uscire. Se vuole l'accompagno. Ma non vorrei farmi perdere del tempo. Io abito un po' fuori, lei lo sa. Non si preoccupi, l'accompagno volentieri. Ah, quando è così, grazie. Se non le dispiace il vetro. Si sta meglio così, no? Ah, certo. Quando si può fare una cortesia. Molto gentile. Che tempo però, eh? Già. E stamattina? Stamattina Benoit non si è ancora fatto vivo. Non risponde al telefono. E il denaro è scomparso dalla mia scrivania. 1 milione di franchi, vero? 1 milione di franchi. Signor Maligé, normalmente chi apre l'agenzia al mattino? Benoit o io. Chi arriva per primo ha le chiavi di tutto qui. E la signorina Denise? No, non è che una semplice dattilografa. Questa mattina, quindi, ha aperto lei l'agenzia? Avevo della corrispondenza in ritardo e sono sceso verso le 8. Come? È sceso? Sì, perché io abito proprio qui sopra al primo piano. Una scala interna collega l'appartamento con l'ufficio per questa porta qui. Buongiorno, signori. Buongiorno. Chi è, scusi? È mio zio. Ma che cosa stai facendo qui? Ascoltavo le tue stupidaggini. Beh, comunque, mi potresti anche presentare, no? L'ispettore... Blavier. Mio zio, il signor Bretigny. Piacere. E io l'avessi saputo, mio nipote non si sarebbe rivolto alla polizia, sa? Beh, ad ogni modo si tratta di un furto, signor Bretigny. Questa è una cosa da regolare tra noi, famiglia. Certo, certo. Benoit è l'impiegato di fiducia del signor Maligé, vero? Sì. E anche il mio. Mio cognato ed io eravamo soci. Dopo la sua morte, suo figlio ha assunto la direzione dell'agenzia. Io non me ne occupo più, ma per metà è mia. Dunque posso dire la mia parola. Signor Bretigny, lei quindi non crede che Benoit sia colpevole? Io non credo a niente. Ma insomma, zio, Benoit è rimasto qui solo sabato sera. Adesso il denaro non c'è più e neanche Benoit. Ad ogni modo, la serratura della porta e quella della scrivania non sono state manomesse. E qui, oltre a Benoit che possiede le chiavi, nessun altro poteva entrare. Ma dalla porta principale, può darsi. Ma da questa qui? Ma via, zio, non vorrei supporre che Adrien... Ma lascia stare tua moglie. Sai benissimo di chi voglio parlare. Di Marcin, sicuro. Di tuo figlio. Di quello spostato che si definisce artista, che contesta con le tasche piene di soldi. Smettila, zio, tu non ne hai il diritto. Ho detto quello che dovevo dire. Buongiorno. Arrivederla. È vero quello che dice di suo figlio Maxime? Ma che sciocchezze. Un ragazzo un po' irrequieto come ce ne sono tanti. Senta, suo zio sembra difendere Benoit. Perché? Ma perché? Perché l'ha visto bambino. La madre di Benoit era impiegata qui nell'agenzia. Se lui ha accusato Maxime, mi creda, l'ha fatto per un puro pregiudizio. Ma secondo me la cosa più semplice è quella di ritrovare Benoit. Beh, forse non è la più semplice, ma certamente è la più saggia, signor Maligé. Può darmi l'indirizzo di Benoit? 93 bis. Rue de Constance.
Grazie. Niente vestiti. E neanche il pigiama. Ha tutta l'aria di una partenza precipitosa. Ma che strano, mi domando come mai un impiegato onesto possa all'improvviso... Ma. Dove dà questa porta, Nicole? In cucina, è tutto in ordine. Questa qui? Ha proprio portato via tutto, eh? Nicole, che cos'è quell'affare lì per terra? È un grossetto. Scapolo, ma non misogino. È usato fino in fondo. Faccia vedere. Qualità tipo medio, eh? Si intende anche di questo? Beh, qualche volta l'ho visto usare anch'io. Ma lei non è sposato. Appunto. Ho l'impressione, Nicole, che questo rossetto darà una risposta a una domanda che mi sono fatto. Quale domanda, ispettore? Ha dimenticato, Nicole, il manuale del poliziotto perfetto? Un impiegato onesto può diventare un ladro a causa, magari, di una donna. Povero Benoit, allora. Faccia diramare i connotati di Benoit a tutte le stazioni, frontiere, posti di polizia. Se è partito sabato, a quest'ora deve essere piuttosto lontano. Comunque, è meglio avere la coscienza a posto. Inoltre faccia fare delle ricerche in tutti gli ospedali del cantone ginevrino. Perché? Lei crede che... Non si sa mai. Che marca è questo rossetto, Nicole? Madrigal, numero 3, rosa pallido. Però... Qualche volta lo adopero anch'io. Le farò ancora una domanda che le sembrerà banale, ma le chiedo di rispondermi lo stesso. Quale rossetto usa lei? In questo periodo io uso Madrigal. Numero 3, vero? Un tubetto di questa marca è stato trovato nel bagno di Benoit. E lei pensa che Benoit è Dio? Ma vorrà scherzare, credo. Io non ho mai messo piede in casa di Benoit. Allora, è una semplice coincidenza. A Ginevra decine di donne usano questo rossetto, per non dire delle centinaia. Lo può trovare in tutti i supermarket. Lo sa anche lei, no? Nome di animale di 4 lettere. Iena. Mi dica che cosa ha fatto domenica. Sono stata in montagna. Dove? A Diablerets. Con chi? Sono proprio obbligata a rispondere. Glielo consiglio. Sono andata con il mio fidanzato. Ho là una casetta che mi ha lasciato mio padre. È partita sabato sera? No, solo domenica mattina. Ma siamo tornati il lunedì pomeriggio. Nome, cognome, indirizzo e professione del suo fidanzato. Jean Vildrac, 12, Rue des Alpes. Commercia in automobili. Automobili usate? Credo. Sabato lei è uscita di qui alle 6 e dopo che cosa ha fatto? Jean era fuori ad attendermi. Jean Vildrac, il suo fidanzato? Lui. E ha trascorso con lui la serata? No, abbiamo preso un aperitivo. Siamo rimasti insieme fino alle 7. Dovevo andare a trovare mia madre. È venuto a prendermi in macchina l'indomani mattina. Ma non vedo cosa c'entri tutto questo con il furto di Benoit. Che tipo di macchina era quella con cui è venuto a prenderla? Senta, io non me ne intendo molto, ma credo che fosse una macchina di tipo francese. Il portabagagli è piuttosto capiente, vero? Oh, certo. Ci abbiamo messo la carrozzina con il bambino e il cesto con la merenda. Non faccia dello spirito e risponda alle mie domande.
E ce ne sono ancora molte. Ah, ispettore, sì? Non faremmo meglio a rintracciare Benoit piuttosto che occuparci di questo Vildrak? Troveremo anche Benoit, stia tranquilla. Lo temo proprio. Lo temo, ma allora... Nel nostro mestiere, Nicole, è buona regola non trascurare mai nulla. È qui, vero? Sì. Non vedo campanelli. Vildrak? Signor Vildrak? Chi è? Sono l'ispettore Bravier. Che succede, ispettore? Vildrak! Vildrak, ma cosa fa? Apra! Venga un po' presto. Permesso, permesso, polizia, permesso. Vildrak, Vildrak. Ha fatto un bel volo, potrebbe esserci una frattura. Chiama la macchina, presto. Vildrak. Dammi una mano. Piano, fate piano, piano. Ma lei è avvenuto? Ma cosa è successo? Ma io sono arrivato in ricorso all'ospedale. Andiamo. So che se l'è cavata bene. Soltanto una frattura. Bene. Ora dobbiamo fare due chiacchiere fra noi. Io non ho niente da dire. Attento, Vildrak. Se continua così sarò costretto a farla trasferire all'infermeria del carcere. E non ci guadagnerebbe nulla. Denise non potrebbe neppure venirla a trovare, sa? Che cosa c'entra Denise? Non l'ha più vista da ieri? Non vi siete neppure telefonati? No. Ma cos'è accaduto? È successo qualcosa a Denise? No, a lei no. Ma a Benoit. Chi è? Quel tale che lavora con Denise. Lo conosce bene lei? Così. Due o tre volte lo abbiamo riaccompagnato a casa in macchina. Sabato sera lei aspettava Denise alle 6, vero? Ma Benoit non è uscito con Denise. Denise mi ha detto che aveva un lavoro da finire. Ma cosa ha fatto? Ha tagliato la corda con un milione dell'agenzia. Ecco, allora perché è voluto rimanere, benché non avesse più urgenza di finire quella pratica. Denise ha creduto che volesse trattenersi per parlare con il vecchio. Quale vecchio? Lo zio di Maligeni. Sì, pare che quando la madre di Benoit lavorava nell'agenzia, fra i due, lei mi capisce? Lei vuol dire che la madre di Benoit aveva una relazione con il signor Bretigny? Denise l'ha sentito dire, io non le dico nulla. Avanti. Prego, prego. Allora, torniamo a lei e a Denise. Avete preso l'aperitivo e vi siete lasciati alle 7, vero? E dopo? Denise doveva recarsi da sua madre. Io sono andato alla mostra delle auto d'occasione. Ho cenato laggiù.
Poi è tornato a casa? Sì, verso le 10, le 10:30. Ma perché vuole sapere queste cose? Non penserà che Denise sia complice di Benoit? Signor Wildrak, lei ha detto che qualche volta lo avete accompagnato a casa in macchina. Denise non è mai salita da lui? No. Ma cosa dice? Ma che cosa va a pensare, ispettore? Denise è una ragazza onesta. Lei farebbe molto meglio a ritrovare Benoit. E lei farebbe molto meglio a dirmi perché ha cercato di fuggire gettandosi dalla finestra. Il mese scorso ho rivenduto in buona fede una macchina. 8 giorni fa ho saputo che era rubata. Ho pensato che venivate per questo e che non avreste creduto alla mia innocenza. Ho perduto la testa, non ho riflettuto. Glielo giuro, ispettore, è la verità. Da quando conosco Denise ho sempre rigato diritto. Ci siamo, ispettore. Cosa c'è, Perrin? Hanno ritrovato Benoit. Dove? All'obitorio, purtroppo. È proprio quello che temevo. Il cadavere è stato ripescato alla chiusa di Suren. La portinaia dello stabile dove abitava lo ha riconosciuto. È proprio Benoit. Assassinato. E allora? E allora vuol dire che Benoit non ha rubato il milione di franchi. Ma la fuga con le valigie? Una messa in scena dell'assassino, Nicole. È assurdo, ma incredibile, dottore. Benoit assassinato. Da un complice, probabilmente. No, signor Maligier. Da qualcuno che ha voluto incolparlo del furto. Oh! Che succede? Oh, lì dietro c'è qualcuno. Ma chi è? Mio zio, sarà caduto per le scale. Forse gli ha preso un malore ascoltando dietro la porta. Questo dove lo mettiamo? Qui, questa poltroncina sarà una crisi cardiaca. Ne ha già avute altre. Vado a telefonare al suo medico. Sì. Ho il numero di sopra. Come va? Ispettore, ho sentito. Benoit è morto. È stato ucciso. Benoit era innocente? Lo hanno ucciso. Lei non può saperlo, ma era mio figlio. Io non ho voluto riconoscere il bambino. Sono stato un vigliacco. Mi proponevo di riparare, di riconoscerlo. Io non ho figli. Gli avrei lasciato in eredità la mia parte, metà di questa agenzia. Lei lo sapeva, signor Marigé? Lo sapeva tutta la famiglia. E sapevano anche che l'eredità sarebbe andata in fumo. Stia calmo, signor Bertini. Il medico verrà fra poco. Scusatemi, ma io sono costretto a lasciarvi. Sì, faccia pure, signor Maligier. Ma si tenga a disposizione, per favore. A disposizione? Che cosa significa? Significa che le mie indagini non riguardano più soltanto un furto, ma un omicidio. E quindi ho l'obbligo di sospettare di tutti quanti. Anche di me? Ma lei sta scherzando? Cammina il giovanotto. Abbastanza. Al prossimo rettifilo si calmerà. Polizia. Cosa ho fatto? Niente. Ci serve una sua fotografia. Le dispiace seguirci? Grazie. Ora la mano destra, pollice, indice, medio, anulare. Pronto? È l'Istituto di Medicina Legale? Vorrei parlare col dottor Pierre, per favore. Sì, signorina, lo so che è tardi, ma... Sì, sono l'ispettore Blavier. Grazie.
Ecco, ispettore, ho confrontato le impronte della famiglia Marigé con le altre prese nella stanza da bagno di Benoit. Aspetti un momento, Nicole. Pronto, dottor Pierre? Sì, sono io, mi dica. L'uomo ripescato nel canale. Ah, benissimo. Sì, sì, ho capito. Ho capito, grazie. Arrivederlo. Il medico legale dice che Benoit è stato ucciso con un proiettile alla nuca. Cosa stava dicendo, Nicole? Fra le impronte prese nella stanza da bagno di Benoit ci sono quelle di Maxime, il figlio di Maligé. Ah, sì. Scommetto che si è già occupata di lui, vero? Infatti sta aspettando di là. Brava, Nicole, sempre precisa lei, eh? Si accomodi. Volete spiegarmi finalmente perché mi avete fatto venire qui? E lei vuole spiegarci come mai sono state trovate le sue impronte digitali nella stanza da bagno del signor Benoit? Le mie impronte digitali? Sì. Queste. Allora, cosa è andato a fare in casa di Benoit? È andato a portar via le valigie? Ma non diciamo sciocchezze! Attento, giovanotto. Misuri le parole. Dunque, vuole decidersi a parlare o no? Benoit mi lasciava il suo appartamento tutte le sere che andava ai concerti. Io andavo lì con una ragazza. Potrei sapere il nome di questa ragazza? Non posso dirlo. Suo padre non vuole che ci vediamo. E allora... Sì, certo. Capisco. Mi dica, a quando risale l'ultimo appuntamento? A giovedì scorso. Ma la portinaia non si è mai accorta di nulla? No, perché avveniva sempre di sera. Senta, questa persona che l'accompagnava ha per caso dimenticato un rossetto in casa di Benoit? Ma non lo so, non mi ha detto niente. E lei non è più andato in casa di Benoit dopo giovedì scorso? Sono pronto a dichiararlo sotto giuramento. Lei sapeva che Benoit era figlio del vecchio Bretigny? No. Sì? Come? Ho detto sì. Lei lo sapeva. Sì, lo sapevo. Ma da poco tempo. E sapeva anche che Bretigny aveva deciso di nominarlo suo erede? Così Benoit sarebbe diventato socio alla pari. Una bella seccatura per lei, vero? L'agenzia non mi ha mai interessato. No? Ma le interessa il denaro che frutta? A proposito, quel milione di franchi che suo padre aveva lasciato nel cassetto. Ignoravo che vi fosse quel denaro. Non ne sapeva nulla? Non le permetto di dubitare della mia parola. Va bene, basta così. Non la tratterrò più a lungo. Sono libero? Perché avrebbe delle ragioni per pensare il contrario? Non apprezzo molto la sua ironia. Buonanotte, signor Maligé. No, l'uscita
è da quella parte. Ecco fatto, Nicole. Adesso non ci rimane altro che andare ad arrestare il colpevole. Non mi dica che lei sa già chi è. Beh, insomma, se vuole possiamo ricapitolare insieme la situazione. Venga, venga, venga qui. Allora. Dunque, a mio avviso, i sospetti principali sono tre. Senza contare le donne che possono essere complici, pur senza partecipare direttamente al delitto. D'accordo. Allora, vediamo un po'. Il sospetto numero uno è Jean Vildrac, il fidanzato di Denise. Non è uno stinco di santo, sa? Lui viene a sapere da Denise che Benoit rimane in ufficio per fare del lavoro straordinario. Inoltre sa che nell'agenzia c'è 1 milione di franchi liquido e sa anche che Benoit possiede la chiave dell'agenzia. Posso continuare io? Certo. Il secondo sospetto è il signor Maligé in persona. Non vuol perdere l'eredità dello zio. Vuol far scomparire Benoit in modo che sembri normale agli occhi della polizia. Farlo scomparire e nello stesso tempo squalificarlo agli occhi del vecchio Bretigny. Che forse in tal modo rinuncerà a nominare suo erede un figlio indegno. Certo, ottimo ragionamento. E in questo caso non ci sarebbe neanche stato il furto. Già, perché il denaro restava in famiglia. È naturale. In quanto al terzo sospetto, sono sicuro che lei pensa al giovane Maxime, vero? Sì. E già, lui avrebbe due moventi. Quello di suo padre, prima di tutto. E poi il milione che si è messo in tasca. Che il movente sia l'uno o l'altro, si tratta di un delitto ben congegnato, ispettore. Quasi un delitto perfetto. Darci credere che Benoit fosse fuggito come un ladro. Ma noi non ci siamo cascati, Nicole. Non ci siamo lasciati portare fuori strada. Ispettore. Sì? Andiamo ad arrestare questo colpevole? Ma come, Nicole? Non vuole proprio sforzarsi a identificarlo? Fare una brutta figura? No. Preferisco aspettare che me lo dica lei, è tanto più semplice. Però ho pensato che ci andrò da solo. Sì, a lei voglio invece affidare un incarico che le porterà via un po' di tempo. Sorvegliatelo attentamente. Domani sarà trasferito all'infermeria del carcere. Sigaretta, Vildrac. Buonanotte. Buonanotte, ispettore. Anzi, buongiorno. Sono già le 4 passate. Già.
Oramai ogni giorno un acquazzone. Già, pare però che si stia rimettendo. Speriamo. Io non so portare la macchina e non ci provo nemmeno. E poi con la pioggia. È questione d'abitudine, tutto sommato. Fra poco dovremmo essere dalle parti di casa sua, se non sbaglio. Esatto. Cos'è, una radio? No, è un mangianastri. L'ho comprato per Denise. Così quando andiamo fuori può sentire i suoi cantanti preferiti. Mm-hmm. Bello. Posso? Prego. Come si fa? Spinga la leva rossa a destra. Così? Ah, è una riproduzione ottima. Sì, non c'è. Che marca è? Deve esserci scritto. È chiaro, Nicole. Con le impronte della vittima trovate su questo mangianastri, abbiamo la prova inconfutabile che Vildrak ha ospitato nella sua macchina il povero impiegato modello. D'accordo, ispettore. Ma le impronte di Benoit rilevate dalla scientifica dopo la necroscopia del cadavere, lei le ha potute confrontare soltanto adesso? Come ha fatto a far confessare Vildrak senza questa prova? Vede, Nicole, sabato sera Vildrak ha aspettato Denise all'uscita dell'ufficio. Mentre prendevano l'aperitivo è venuto a sapere che Benoit si sarebbe fermato in ufficio per del lavoro straordinario. Inoltre è venuto a sapere che in ufficio c'era 1 milione di franchi liquido. Sapeva già che Benoit possedeva le chiavi dell'agenzia. Allora cosa ha fatto? Ha lasciato Denise alle 7 e si è fatto trovare, come per caso, all'uscita dell'agenzia proprio mentre Benoit usciva dopo aver terminato il suo lavoro. E come ha fatto già altre volte, gli offre di accompagnarlo a casa in automobile. Esatto. Benoit non ha motivo di diffidare e accetta. Certo. Vildrak porta Benoit in un posto deserto, lo uccide, gli toglie i documenti e lo getta nel canale. Con le chiavi dell'agenzia va a impadronirsi del famoso milione. Esatto. Poi con le chiavi di Benoit va ad organizzare la messa in scena della fuga nell'appartamento, riempie di grosse pietre una valigia e la getta nel canale. Perfetto, così sono andate le cose. Senti, ispettore, lei non crede che Denise sia complice? No. No, Nicole, altrimenti Denise avrebbe cercato di avvertire Vildrak che io mi stavo interessando a lui. E Vildrak non sarebbe stato così sciocco da commettere l'errore di gettarsi dalla finestra. Già, ma lei non mi ha risposto. Cioè? Come ha fatto, prima della prova delle impronte di Benoit sul mangianastri, a puntare sulla colpevolezza di Vildrak? Venga, venga Nicole, diamo ancora un'occhiata alla confessione di Vildrak. Sabato sera lei aspettava Denise alle 6, vero? Ma Benoit non è uscito con Denise. Denise mi ha detto che aveva un lavoro da finire. Ma cosa ha fatto? Ha tagliato la corda con 1 milione dell'agenzia. Ecco, allora perché è voluto rimanere, benché non avesse più urgenza di finire quella pratica. Oh, ha sentito, Nicole? Ora mi dica, come poteva Vildrak essere al corrente della telefonata del cliente che toglieva a Benoit l'impegno di terminare la pratica quella sera stessa? Forse glielo avrà detto Denise. No, è impossibile, perché la telefonata è arrivata dopo l'uscita di Denise, quando in ufficio erano rimasti soltanto Benoit e Maligé. E se Vildrak avesse parlato con Maligé quando questi è uscito? No, è impossibile anche questo, perché Maligé se n'è andato al suo appuntamento alle 6:30, mentre Vildrak è rimasto con Denise fino alle 7. Quindi una sola persona può aver detto a Vildrak di quella telefonata, lo stesso Benoit. E questo dimostra ancora una volta che sabato sera, dopo aver lasciato Denise, Vildrak si è incontrato col povero Benoit. Per essere sincera, ispettore, i miei sospetti erano soprattutto per Maxime a causa di quel rossetto. Mi dicevo che se la sua amichetta l'aveva perduto giovedì sera, la portinaia avrebbe dovuto raccoglierlo nel fare le pulizie il sabato mattina. Beh, ma questo non dimostra niente, Nicole, perché la portinaia poteva sì benissimo averlo raccolto il rossetto e depositato sulla mensola del lavabo. Poi Vildrak poteva averlo fatto cadere mentre raccoglieva gli oggetti della toilette. Così quel rossetto non c'entra proprio per niente. No, no, Nicole, proprio per niente.
neppure a scoprire nel povero impiegato modello una umana debolezza. Piuttosto indulgente con i suoi simili, lei. Cara Nicole, vede, secondo me un uomo senza debolezze rischia di essere terribilmente noioso. Ora vada pure di là a terminare il nostro verbale, senza quest'ultima considerazione, naturalmente. Naturalmente.